Era una splendida giornata a Los Santos. Freight aveva appena finito una corsa quando notò che Brownstreak era ad un passo da una crisi esistenziale. «Ti senti bene?» chiese Freight. «Non mi lamento», rispose Brownstreak. Non era molto convinto. Freight voleva tirare su il suo amico. Freight voleva tirare su il suo amico. Ma alla fine Brownstreak parlò. «Adoro la mia linea», disse. «Ma non riesco a non pensare a cosa ci sia dietro a quella barriera che ci blocca dall'entrare alla Sventuras». Freight sorrise mentre si rivolgeva al piccolo Brownstreak e disse: «A volte i viaggi migliori sono quelli che possiamo solo sognare». Ma Brownstreak non lo stava ascoltando. Era troppo impegnata a pensare a come sarebbe stato attraversare quella barriera se ne avesse avuto l'occasione. Il giorno dopo, Brownstreak si stava preparando per la sua solita corsa, dove avrebbe consegnato le merci a mezzo miglio di distanza, perché ancora la mappa non era sbloccata. Stava quasi per partire quando sentì qualcosa cadergli sopra. Ah! Guardò indietro. Era un membro della gang locale! Ah! Due membri! Ah! Tre membri! Uno dei tre corse verso la parte anteriore di Brownstreak e chiese gentilmente se potesse guidare più veloce che mai. «Lo puoi fare per me?» chiese educatamente. «Ma certo!» rispose Brownstreak mentre avevano un contatto visivo in qualche modo. Ad un certo punto, una moto si affiancò a Brownstreak e CJ, il guidatore, si lasciò scappare una frase sospirando. «Questa non è la prima volta che lo facciamo!» Brownstreak correva come mai prima d'ora, molto di più dei due inseguitori in moto. Ma loro non si arresero. «Dobbiamo raggiungere quei coglioni!» disse quello corpulento. «Segui il treno!» E con quella frase l'inseguimento ebbe inizio. Nel frattempo una Grindel si stava rilassando sopra i binari mentre chi la guidava si era allontanato. Oh! All'improvviso tutti quanti iniziarono a sparare. Bang! Bang! Taca 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 taca! Bang! 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 Il tizio corpulento non riuscì a colpire nessuno. Nemmeno una volta! Uno dei membri perse l'equilibrio e a penzoloni si reggeva sul povero Brownstreak. Ma ad un certo punto, nel momento in cui il tizio corpulento lo aveva a tiro, quello era Freight, che nemmeno gli risparmiò il piacere di salutarlo. Il povero Brownstreak era esausto. Non era abituato alla grande velocità, ma nemmeno alle moto che gli sparavano contro. Stava per arrendersi quando ad un tratto, proprio alla fine della galleria, la fortuna iniziò a girare dalla sua parte. C'era una transenna in mezzo alle rotaie. «Prendi la strada rialzata a destra, CJ!» disse il tizio corpulento. Riuscirono ad evitare la transenna giusto in tempo. «Stai attento al treno, CJ!» urlò mentre il treno stava arrivando a grande velocità dall'altro lato. Brownstreak riusciva a vedere la Sventuras. Era ancora lontana, ma per Brownstreak era più vicina che mai. I membri della gang evidentemente non erano a conoscenza della barriera sul Frederick Bridge e quando se ne accorsero le loro espressioni cambiarono. Ma Brownstreak non era pronto a rinunciare ai suoi sogni. «Muoviti! Voglio ammazzarli!» disse il tizio corpulento. «Ce l'hai fatta!» esultarono i membri della gang. Il viso di Brownstreak era provato, ma siccome si stava tuffando in una nuova avventura, non poteva essere più che felice. CJ e il tizio corpulento non potevano andare sull'altra isola, così rallentarono fino a frenare. Ma erano ancora determinati. «Ci riproveremo domani», disse il tizio corpulento. «Dopotutto, dovevi solo seguire quel fottuto treno, CJ».